Salve a tutti ragazzi, sono l'Orkane e vi do benvenuto a questo nuovo filmato di corsa di fretta. Sì, ho il dentista tra non molto e dopo coaching, va bene, ci possiamo stare dentro, ma non potevo non vedere questi 10.000 mani del nostro Faio Matto, nuovo giocatore del club che è entrato proprio da poco. Questa è la prima read delle mani che mi gioca su Peoples e poi partiremo con i nostri coaching, giocatore che se la cava piuttosto bene. Diamo un occhio comunque al grafico generale, queste 10.000 mani, a parte qualche periodo come abbiamo avuto un migliaio di mani di Even, un altro migliaio di mani di Even, sono cose che stracapitano, dobbiamo proprio abituarci. Buona la linea rossa in generale, buona ovviamente la linea blu, anche accompagnata da una run piuttosto solare, felice, positiva, cose che capitano, insomma, onestamente. Il No Limit 2, cosa sta scrivendo questo studente? Sono problemi che risolverò dopo, va bene. Il No Limit 2 è uno stake piuttosto facile, ma non prendiamolo sotto gambe, in realtà è uno stake dove possiamo creare le basi per poi migliorare sempre al meglio, levelappare felici e sereni. Andiamo a dare un occhio all'add di Hero. Partiamo da qua, il gap di call esiste, abbiamo un 4% di call con uno stile abbastanza aggressivo ma posizionale accorto, una linea di fold leggermente più alta da bottom ma più che altro bassa, diciamo, da under the gun. Adesso lo andremo a vedere nello specifico, ok? La linea di blind versus blind, difendiamo di più in posizione, tribettiamo un po' meno, buoni segnali. La cosa più sconcertante, si può dire, non lo so, è che nelle nostre chibet siamo estremamente unbalanced, 70-40, è una cosa che dobbiamo cercare di toglierci abbastanza presto. È naturale sbilanciare quando il field è di un certo tipo. Se prendiamo un giocatore come Frankie, l'uso è passive pre-flop, iter fold post-flop, un giocatore come Stalala che tende a overfoldare tanto sia pre-flop che flop, ma anche questi giocatori, beh, questi non in particolare, sono piuttosto nel lato passivo, è naturale che noi mettiamo un po' di frequenza in più magari presto nella mano, nella linea pre-flop per estrarre maggior value, nella linea flop per prendere qualche fold in più su board che magari ittiamo bene normalmente, ma in quel momento specifico la nostra mano non lo colpisce. Pensiamo a un flop asso K Q, quando magari noi abbiamo rilanciato 3-3 per dirci da under the gun, ci chiama un giocatore come prendiamo il nostro Frankie, giocatore che tende a tribettare le carte alte, tende a overfoldare su quel board, anche se noi sbilanciamo un po' le nostre frequenze, è legittimo perché tanto abbiamo molto value mentre il nostro avversario lo hitta poco. Comunque ok, come linea generale le cibet sono da rivedere un po', e attenzione alla linea difesa sui tribettati, dove comunque tendiamo a chiamare tanto, a foldare 40-40 contro un field. Questo rumore che avete sentito era la scheda audio che se ne andava nel paradiso della tecnologia, spero voi mi continuate a sentire, se no dovrò rifare questo video magari evitando di colpire l'hardware, poveri ragazzi. Comunque la nostra linea di cibet, la difesa contro cibet forse è troppo loose, ma ricordiamoci che le mani in database non sono molte. Ok, la linea di aggressività come è distribuita, attenzione alla donk che è leggermente alta ma può andare bene a seconda, diciamo, delle situazioni, ma accompagnato questo gap di call è da controllare, questo è uno spot che dovremmo andare a vedere. Andiamo a vedere la linea generale da posizione sulle mani raccolte, e ho fatto per questo motivo uno screen alle stats che ho tenuto io al No Limit 2, sono mani un po' vecchie, pacche, eccole che sono comparse allegramente, sono mani un po' antiche, 30.000 di queste sono raccolte l'anno scorso per motivi che mi servivano delle mani database in sostanza, e volevo mostrarvelo un attimo in comparazione, quindi mi basta fare così e così, avete visto che mi sono preparato i lavori, sono troppo sgaggio. Come linee generali ci siamo abbastanza vicini, 14-14, notate che io avevo addirittura un 2% di limp, ovviamente si parla di piccole coppie, 2-2-6-6, per com'era le people l'anno scorso giocavano abbastanza bene anche con tavoli 500 per, quindi situazioni un po' particolari, comunque molto simili le nostre linee, 15-24-40 contro un 15-24-36, addirittura buono, forse anche migliore la linea di open raise di Hero, del nostro Faio Matto. Chiaro è che le mani che vedete sotto sono giocate 12 per, principalmente tavoli turbo, quindi 1100-1200 mani l'ora, quello che è. Spero che il nostro Hero giochi qualche tavolo in meno per creare una linea un po' più specifica, ok? La linea di call, anche se è relativamente alta da small, ma abbiamo una discreta positività ed andremo a vedere anche nelle linee di gioco di Zap. La differenza sostanziale che vediamo era sulla difesa contro tribet, dove vediamo che Hero folda solo il 30% da under the gun e il 60% da bottone. Come idea, per carità, il campione è ridotto, ma tendiamo a difendere tanto range quando apriamo under the gun e apriamo un 14% per difenderne tipo un 70%, mentre tendiamo a foldare un po' di più da bottone, dove apriamo un 40% e foldiamo un 62%. Chiaro è che le mani non sono tante, ma facciamo attenzione, se proprio pensiamo di dover foldare così tanto
forse dovremmo stillare un po' meno, perché dobbiamo decidere sui nostri avversari quello che stiamo facendo. La cosa poi, ok sulla forbetta, ok sullo squeeze, e ricordiamoci che 18 da bottone non è indicativo perché il campione è piuttosto ridotto, ok quello fuori posizione che è più alto della nostra 3-bet media, molto buona questa linea. E se però guardiamo la linea di cibet, noi ci bettiamo Iro cibet attorno al 70, dappertutto attorno al 30 fuori, sul turn. Scusate se mi distraggo, ma il cane mi sta facendo impazzire col suo latreti abbaiare comunque. Mentre io in questo caso ci mettiamo attorno al 54-55, dovrei tirare un po' sulle stats perché voi le vediate, le riduciamo un attimino, sono piccole 54.5-56.5, attorno al 55-55 con la linea di aggressor 27-20-13 che va ad abbassarsi proprio per il via del multitabling e dei tipi di tavoli che stiamo affrontando. Io invece sbilancia molto, flop turn 70-44, posso anche far tornare giù questa cosa così magari c'è più spazio, che è sempre meglio. E sulle linee di aggressività abbiamo linee piuttosto alte, 40-28-20, che possono andare bene, però attenzione anche alla nostra linea di call, che può comunque portarci benessere. Notiamo interessante che il nostro river call efficiency da under the gun è 0, cioè non ne abbiamo vinta una quando abbiamo chiamato. Il nostro went showdown è buono, attorno al 27-28 fuori posizione, attorno al 31 più in posizione sono buoni. Accorgimenti esiste. Il nostro went showdown è bassissimo da under the gun, ma per via di un campione ridotto di mani. Però attenzione che stiamo difendendo molto e stiamo vincendo poco con un alto went showdown. Attenzione a non dare troppo peso alle mani che riteniamo essere forti solo perché è una top pair con un buon kicker eccetera. Dobbiamo sempre relazionarci ai nostri avversari. Siamo leggermente sopra V, cose che ogni tanto capitano, avete visto che sorpresa, sono una decina di ben sopra V in 10.000 mani, niente di super strepitoso, ma come idea generale può anche capitare di andare sopra V, magia. Volevo dare un'occhiata alla linea di gioco e zap perché vedo dei bui piuttosto positivi, che è un bellissimo segnale in realtà, ma sarebbe da capire se abbiamo vinto abbastanza in zap o se è stato, sì magari se metto esattamente due, non più che due, più di due, o se è stato un caso. In realtà in zap abbiamo raccolto un migliaio di mani, non siamo particolarmente positivi. Fatemi vedere anche un attimo il grafico di zap, è piuttosto buono. Dovrei vedere da small da big con un'analisi comparativa, ma su poche mani probabilmente non ne vale la pena. 70-70 di steal, 70-50 di continuation bet, la linea sembra piuttosto buona, abbiamo delle frequenze molto molto alte in realtà per una linea di gioco zap, ma andremo diciamo a vederlo nello specifico quando faremo le prime sessioni con il nostro Iro. Andiamo a vedere qualche mano specifica, giusto per capire cosa accade, dove potremmo migliorare un po' di read, qualche concetto generale, ma questo comunque non so quello che stavo per dire. Comunque Iro sta giocando piuttosto bene, sapete che io cerco sempre di trovare il pelo nell'uovo, ho trovato uova molto pelose. In questo caso comunque Iro non rilancia fuori posizione, si può fare, in realtà questo può far parte del nostro bottom range, non che fuori posizione queste mani giochino benissimo, ma se pensiamo al post flop ci troveremo spesso contro chi? Vediamo Andrea Podolf, giocatore che limpa under the gun, folda poco, betta spesso e river a un'alta bet verso Smith. Abbiamo una buona linea di gioco contro un giocatore che apre di media il 10-40 di open raise. Prima a parlare, se pensiamo al range del nostro avversario, come idea, molto come idea, noi abbiamo Q10 in range di rilancio del nostro avversario. Potrebbe essere qualcosa di questo tipo come idea, adesso non abbiamo molte mani, però se il nostro oppo rilancia per esempio mani di questo tipo, quando limpa generalmente tende a limpare altre mani, per cui Q10 contro il suo range di limp call preflop è piuttosto forte, è un po' come tribettare con asso K se lui dovesse rilanciare prima a parlare, per cui in realtà Q10 si potrebbe anche voler aprire. Il secondo giocatore gioca in maniera molto simile, un 70-10 che limpa veramente tantissimo, giocatore con delle frequenze di aggressività abbastanza alte, in realtà la nostra mano quando ita marginale medio, punti medi per esempio dei board col KX, magari un 10 oppure una top pair con un kicker medio eccetera, gioca piuttosto bene come linea di call. La posizione non è così importante in questi casi. L'altro giocatore Frank è un 50-10 torfold post flop con una linea molto molto foldace, per cui in realtà la mano gioca piuttosto bene, quindi tecnicamente se noi vogliamo, ricordiamoci però che giochiamo fuori posizione, quindi non esageriamo troppo la nostra linea, volendo la mano si può anche voler mettere nel range di rilancio, proprio perché questi tipi di avversari, se noi ragioniamo su come si compone il loro range, la nostra mano contro il loro limp equivale più o meno a un asso K contro un loro rilancio. Difficilmente chiameremo solo asso K, per capirci, così come difficilmente chiameremo, cercheremo mani di questo tipo. Comunque in questo spot affrontiamo
un mega fantastro iper all'in diretto del nostro Frankie High Energy 50-10-1, folda parecchio. Onestamente qua dovremmo foldare, abbiamo due giocatori a sinistra, abbiamo circa diciamo un 3% a testa, per capirci come idea che dietro di noi ci siano delle mani migliori. K10 generalmente entra nel loro range di rilancio, forse anche a su 10, delle combo di 7-4, 10-4, 10-7 sì, possono essere nel loro range, qualche combo suited che potrebbero anche volerci chiamare anche davanti a un overbet, non c'è dubbio, però su un piatto di 8 centesimi, qui onestamente dobbiamo anche pensare che Hero ha ceccato una mano da BB, quindi anche lui potrebbe avere delle combo più forti di Q10, potrebbe avere per esempio 10-7, 7-4, 10-4 e sono già mani su cui io sarei in dubbio se difendere o meno contro questo giocatore specifico. Chiamare qua richiede una nota, a mio avviso se abbiamo già la nota che questo potendo andare all'in diretto con dei draw, allora i suoi draw sono talmente tanti che potremmo anche voler difendere, ma così al buio onestamente contro un giocatore con questa frequenza che pusha in faccia più un 5-6% di differenziale alla nostra sinistra di avere dei giocatori con la mano migliore della nostra, qui si potrebbe tranquillamente foldare. Invece Hero chiama, va bene, Oppo gira K10, ci sta, è in linea con il suo profilo, possiamo mettere anche la nota IDF, quanto aveva, 50 per K10 su un board 10XX, giusto per capire che questo giocatore tende ad andare a fare questo tipo di giocate overbet. Ricordiamoci che sulle overbet e sui mini raise più che una buona mano serve una buona lettura, sì, ovviamente a volte servirà anche una buona mano, ma la mano va sempre argomentata, cioè sempre ribilanciata sul giocatore che stiamo affrontando. Questo call è molto forzato perché abbiamo giocato la nostra mano più che il range e le abitudini del nostro avversario, qui volendo si poteva comodamente foldare. Alla fine noi come pot odds di partecipazione dobbiamo pensare che le nostre odds si avvicinano moltissimo all'1-1, 1.07-1 partecipiamo al 50% del piatto, quindi dobbiamo vincere più del 50% delle volte per avere una giocata in EV+. Questo non è un torneo, quindi alcune giocate marginali le possiamo anche lasciare lì, stiamo giocando cash game, siamo qui per fare profit soprattutto contro questi giocatori e sfruttare i loro difetti. A mio avviso da un 50-10 con questo profilo di gioco che folda lo 70-100, che aggressività 1 eccetera, non dobbiamo pensare che abbia molte combo di 10-9, 10-8, asso 7 o mani di questo tipo che noi battiamo. Aggiungiamo i due giocatori alla nostra sinistra, questa mano si poteva tranquillamente abbandonare. Comunque la nota è importante prenderla, anche che sia che decidiamo di foldare sia che decidiamo di chiamare, mi raccomando prendiamo quella nota. Il giocatore alla nostra destra ora è più che 100 per ed è un giocatore su cui vogliamo avere una read forte. Abbiamo posizione, abbiamo margine, abbiamo tutti i motivi per fare tonnellate di bilioni di eurilli. In questo caso comunque puniamo l'imper, va bene anche la size. 4 per più 1 può essere una size corretta, a volte possiamo fare 5 per, ma 4 per va benissimo. Su questo spot io sceglio una linea un po' curiosa, cioè betta la prima, va bene. Betta la seconda, chiamiamo l'all-in diretto sul turn di questo giocatore. Le nostre odds siamo 1-2, ci serve un equity del 33%, diciamo, per vincere, diciamo un terzo, una volta su tre, un terzo delle volte è uno contro due, avete capito quello che sto intendendo, un equity di almeno 33%, un giocatore 70-10 con queste frequenze, uno di aggressor, basso fold e basso aggressor factor, generalmente ha sempre qualcosa. Fra l'altro questo turn è pessimo, nel senso che Oppo può aver chiuso delle combo di scala, può avere molte combo di doppie, può avere anche delle combo di draw già chiuse, in realtà sì, sicuramente i fiori sono out, ma mettiamo anche che ci siano veramente tutti gli out possibili, ovviamente è molto molto banale insomma il discorso di quante sono le odds di chiudere il nostro colore. Qui stiamo giocando a 33%, sul turn il nostro 4 quinti colore non chiude così presto, non è detto che il K sia un out come idea, perché Oppo può avere anche mani come Jack 10 e mani del genere, tranquillamente entrerebbero nel suo range, può avere molte suited, quindi vanno anche a toglierci degli out. Qui stiamo accettando un draw con una giocata diciamo leggermente vi meno come idea, mettiamo anche di perdere, di avere un 25% contro range, diciamo anche di stare perdendo solo il 7% dell'investimento, quindi di questo euro il 7% non è tanto, sono 700, ma non c'è motivo a mio avviso di snappare in questo caso, perché questo Oppo praticamente non ha nessun bluff nei range. Oppo comunque Hero chiama, Villan gira proprio Jack 10, non ci stupisce, insomma è proprio in linea con questo giocatore, molte combo di Q8, 9-8, Asso-8 che non avrebbe resato flop, giocatore passivo, rilancia poco, molto passivo in generale, pass flop, proprio un giocatore dove onestamente chiamare in draw contro le odds è una di quelle cose che non dovremmo fare. Vediamo cosa accade in questa mano, KQ, rilanciamo certo sul lip, chiamano i due giocatori alla nostra sinistra, value bettiamo su questo flop, ok, c'è un rilancio, un check raise di un 60-10 che folda il 70% dei flop, mi raccomando perché la lettura è importante, 60-10 che folda il 70 è un'aggressività bassa. Se questo giocatore ha un 60-10 come linea passiva e folda il 70, linea hit or fold, per cui giocatori
giocatori che generalmente abbandonano la mano. Bloccheremo ovviamente la maggior parte dei draw, mani come K9, che comunque Oppo non giocherebbe così, Q-Jack, Jack 10, mani di questo tipo, Q-Jack va bene alla parte di value. In realtà il nostro Oppo qui ci girerà praticamente sempre delle combo di Jack X, nei suoi range comunque, giocando lui 60-10, gioca in suited, quindi 10-2, Jack 10, Jack 2 suited, va bene, combo che non ha tribettato, rare, Jack-Jack 10-10-2-2, combo di coppie, Jack X, Asso Jack e simili, cioè in realtà questo Oppo non bleffa mai, noi bloccheremo pure molti draw. Giocarsi draw contro questi giocatori non è esattamente il massimo della gioia, se vuoi veramente, comunque la mano ha molta equity, nel senso che qui potrebbe bastare un K o una donna, forse a volte, non proprio sta impressimo. Qui se tutto è buono, comunque il 50% di vittorie l'abbiamo, cioè se è buono il K, se è buono la donna, se è buono il 9, se è buono l'asso, quindi in realtà abbiamo molta equity contro una mano debole, ma questo giocatore tende ad avere un range molto forte proprio perché fold al 70. Se questo giocatore avesse avuto già anche solo un'idea di fold del 40, una donk, una bet versus mid alta, una linea un po' più aggressiva simile a quella di Ninos, ma in realtà un po' più aggressiva, il call era sicuramente sempre corretto. Contro giocatori così potremmo anche voler foldare questo range. In realtà Hiro poi chiama solo per poi chiamare Tan. Ovviamente ora le odds le abbiamo comode. Oppo ci gira addirittura 10-10, ma non ci stupisce trovare un range così forte da un giocatore con queste frequenze. Mi raccomando, la lettura del profilo 60-10 che folda tanto e ci check raise, non ci check raise per dirci che ha un certo range, cioè check raise solo per dirci che è più forte di noi, e praticamente un giocatore con questo profilo tende a battere overpair quando facciamo questa linea. Quindi onestamente su questo board il nostro range di difesa sarà molto basso, per cui se noi pensiamo anche a una mano come Asso-Asso dobbiamo pensarci tanto, ma almeno Asso-Asso non bloccherà molte combo di draw, non bloccherà i K, non bloccherà i Q, non bloccherà i 9, non bloccherà gli 8, per cui in realtà potremmo a maggior ragione forse voler bloccare con queste mani, ma ricordiamoci il nostro avversario e non la nostra mano. È chiaro che la mano è comunque un draw molto forte, più over eccetera, ma mi raccomando, giochiamo i nostri avversari che soprattutto in questo caso sono estremamente sbilanciati. Giocarci draw contro questi giocatori non è il massimo. Non abbiamo neanche visto come finiva la mano, o forse sì ma non me lo ricordo, vediamo. Ah sì, chiudiamo la nostra magica scala, le folli per noi ci sta, non che la giocata fosse estremamente di meno, ma Villa Hiro gioca piuttosto bene, questo sia chiaro, ma la lettura su questi giocatori può portarci a fare ancora ancora meglio. Noi votiamo eccellenza, rilanciamo, ok, veniamo in questo caso una giocata un po' curiosa da parte di Hiro. Ah sì, perché chiamava anche l'altro giocatore, però se pensiamo al range di Visa 69, complimenti per il 69 nel nome, se pensiamo al range di questo giocatore tribetta il 4, in questo caso vuole in diretto, per carità è short per cui il range può essere un po' più aperto, ma un giocatore con questi range generalmente per arrivare al 4 a cose di questo tipo, e se pensiamo che questo è già un 5%, non è che KQ giochi super bene contro questo range. Andiamo a vedere comunque che come gioca KQ in questo caso. KQ gioca al 25% di equity, anche sul call dell'altro giocatore diamoci un 33 contro tutti e due i giocatori, stiamo accettando un mega coin flippone, e onestamente contro fish non è indispensabile. Ragioniamo anche su un'altra cosa, stiamo punendo il limper di un giocatore che overfolda, per cui il nostro range sarà abbastanza grande in questo caso, e davanti a questa size dovremo difenderne una parte, attenzione a non difenderne troppo comunque questo in generale contro questi giocatori. Comunque Hiro qua repusha, a questo punto dice va bene, aveva investito 12 cent, ma il piatto che si è già creato è tipo un euro e mezzo in realtà, andiamo a metterci altri 2 euro che comunque coperti dallo stack effettivo di 57 cent la nostra partecipazione sarà leggermente meglio del 33, potremmo vincere circa il 33. Stiamo accettando un mega flippone contro due giocatori molto molto passivi. In questo caso uno gira a soccappa, non ci stupiamo, l'altro gira una coppietta, probabilmente per via del fatto che era rimasto corto, come capita spesso, questi giocatori magari allargano leggermente i propri range, però non c'è motivo a mio avviso di accettare un colpo al 33% dove vinciamo circa il 33% quando ci va bene. In realtà Fabio va bene, è un giocatore particolare, ma mi raccomando, versus fish queste giocate servono solo a produrre più rake e più varianza, non sono proprio necessarie, non è proprio una linea di gioco da sit and go, da torneo eccetera eccetera, dove le dinamiche cambiano, il torneo, il cash è un po' più easy. In questo caso vediamo cosa fa, cosa sceglie di fare Hiro. Hiro flat, asso offsuit in posizione contro il giocatore che apre 20-20, è short, ci betta molto molto molto, 80-80-80, 100-100, già la linea di call forse è un po' forzata in questo caso. In più abbiamo alla nostra sinistra Dybala, che è un giocatore nel lato piuttosto aggressivo, vagamente spewer, 50-40, alto 3 bet, alto squeeze, alto 4 bet. In realtà, con vista le argomentazioni sia sull'original razor corto che sullo small blind, questa mano si poteva anche voler foldare. Segue fra l'altro la mini 3 bet di un giocatore con queste frequenze, colla l'altro e a questo punto repusciamo.
attenzione a queste linee, perché comunque già il call preflop è proprio al limite, e poi trasformiamo in una sostanziale bluff allargato, value non si sa, contro un mini raise di un giocatore con queste frequenze, a meno di non aver già nota che questo giocatore mini raise ha mani molto trash, e comunque la nostra mano nel nostro range di call siamo parecchio in basso come tipologia di mano, la giocata è un po' forzata. Com'è che ogni tanto clicco questa cosa? Chi lo sa, ma non ci interessa. Comunque veniamo in sta flattati, oppo gira donna donna, possiamo comunque prendere nota sulla sua size di 3-bet MRBF, possiamo mettere mini 3-bet, mettete quello che volete voi, l'importante è capirci, mini raise preflop, comunque QQ, per capire che questa size è comunque accompagnata o a qualcuno che sta giocando a nascondino, QQ, vabbè, oppure a qualcuno che ha top range, cosa che capita. Ricordiamoci che giocatori così sbilanciati tendono sempre a dare informazioni forti sui loro range. In questo caso investire così tanto per vincere così poco e con questa parte di range è forzata come linea di gioco e non è quello che vogliamo fare. Andiamo a vedere quest'altra mano che era per sottolineare il nostro sbilanciamento di continuation bet. Rilanciamo una size un po' piccola, fuori posizione contro due giocatori 60-20 che foldano molto poco, molto passivi, 30-20 che foldano molto poco, con un'alta bet versus mixed, ma su poche mani ed è pure middle stack, per cui è presto per avere un profilo su questo player. Comunque rilanciamo, ci chiama un giocatore che folda molto poco e betta molto poco, veramente linea molto passiva. Su questo board bettiamo la prima, attenzione, stiamo bettando un board dry relativamente, nel senso che c'è una figura e due carte medie basse di un giocatore che limpa il 70% delle mani, quindi qua abbiamo un pesante svantaggio di range e non abbiamo sostanzialmente equity. 3 quinti di scala, 3 quinti colore, runner runner contro un giocatore che folda così poco non è value, non è bluff contro un giocatore che folda poco, è un po' eccessivo. Bettiamo la prima, ribettiamo curiosamente la seconda, fra l'altro il turn migliora molto più il range dell'oppo, che può veramente avere molte combo di 6, molte combo di anche di 7x, di 3x eccetera, che non folderà. Con un 10 alto e con un giocatore con queste frequenze fold 17, betta 17, aggressività 1, 0 di fold, non dovremo veramente sbilanciare quelle linee. Poi su questo river, forse in forza del fatto che comunque il capo è una buona carta, proviamo addirittura un'altra bet con oppo che ci mini raisa, lasciandosi fra l'altro con 0 cente, noi andiamo wow, a foldare in questo spot. Attenzione perché comunque l'oppo era short, partiva da 69 cent, onore al merito, e noi va bene, partivamo mid stack proprio per via del tavolo, ottima scelta scegliere stack di questo tipo in queste tavole, ma attenzione al tipo di giocatore che abbiamo provato a tutti i costi a voler mandare via da un piatto che non era il nostro, e soprattutto su quel board. Fra l'altro il fold al river è stato giusto perché avevamo 10 alto, non battevamo nulla, però un po' imbarazzante. In questo caso comunque puniamo il limper di un giocatore che folda molto molto poco, ci può comunque stare, e vediamo cosa accade. C'è il mini 3-bet, chiamiamo ancora, va bene come idea, perché comunque in questo spot le nostre odds sono fanta infinite, siamo comunque deep con un limper molto deep e molto passivo, benissimo. Poi su questo board dove noi hittiamo una assonante, bettiamo la prima con una size molto bassa, all-in diretto, check all-in diretto, 1-10-0-1 che donka pure il 30, quindi onestamente qua mi aspetterei molte donk bet da combo di 9x eccetera. In realtà questo giocatore check pusha, 20 di fold, 0-9 di aggressor, non abbiamo motivo di difendere in questo spot, basta cliccare questa cosa. Però vorrei cliccare aiuto ma non posso perché so già cosa mi si aprirebbe, e in questo caso va bene, almeno siamo andati a foldare, ok, questa bet non è necessaria a mio avviso su questo board dove in realtà il nostro range non è poi così forte. Se noi bettiamo solo perché due giocatori hanno checkato, giocatori con queste frequenze, 0-9 di aggressor, 40 di bet, giocatore molto passivo eccetera, su questo board che loro comunque hittano veramente veramente tanto, sia ball nel range di call sia draft nel suo range strano di rilancio, che sono cose che fanno ogni tanto, non forziamo le giocate contro i fish, ma cerchiamo di giocare più il loro range, il loro board, le loro attitudini, le loro abitudini. Detto questo, comunque io ho giocato molto bene, non c'è nulla da dire, non è che questi 5 eurilli persi barra vinti con un po' di EV eccetera si sposterebbero comunque molto le nostre stats, anzi la linea di gioco è buona, è matura eccetera. Vi ho fatto vedere anche con una analisi comparativa con le mie mani raccolte, ricordiamoci che le prime 30.000 erano 12 per, quelle dopo sono più o meno mani in coaching, quindi magari lo stile cambiava un po', però non dobbiamo necessariamente diciamo forzare troppo la mano in questi spot. Comunque GG al nostro Hero che ha fatto un'ottima prestazione, vi direi, perché comunque vincere un centello
euro, 16 di back, 70 di profit, sono tipo 90 urilli in 10.000 mani. Faio veramente bisogno di coaching, bro? Comunque mi fa solo piacere che insomma questa partenza sia stata con il piede giusto. Io cerco sempre di spezzare il capello in quattro, di andare a vedere dove, come, perché e ragionarci su. Quella C-Bet sbilanciata può andare bene contro certi fish, può essere molto exploitabile da un regular che ha lettura su di noi, non dico che ne troveremo spesso. L'unico reg che abbiamo visto ai tavoli era il nostro amico e nemico Mestalala, amico perché lo troviamo da secoli, nemico perché di chissà di che club fa parte e chissà chi l'ha programmato. No, non è vero che il nostro Mestalala è un software, non credo almeno. Ecco, comunque, a parte lui, chiaramente insomma il field è molto morbido, è molto tranquillo, è molto sereno. Nelle mani che avevo raccolto, quelle 30.000 mani, credo di aver tenuto una cosa come 13 euro di media oraria di profitto, cose folli, ma ovviamente 30.000 mani non fanno alcun testo. Iro, buona prestazione, buone linee di gioco, possiamo migliorare solo un po' nell'impostazione di gioco contro i giocatori specifici, perché è una cosa che vogliamo portarci mano a mano che cresciamo, vogliamo migliorare sempre e sempre di più. Quando ci fermiamo è la volta che anche i giocatori in lambretta ci superano. Lambretta solo perché sono stato a un mercato dell'antiquariata e ne ho visto un motore, veramente skill d'altri tempi, sì, decisamente di 100 anni fa. Comunque, detta quest'ultima stupidaggine, vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Per quello di oggi è tutto, un saluto alla prossima da Lorcane, ciao ciao.